Ciao ragazzi e bentornati in questa gabbia di matti dove parleremo ancora del vostro argomento preferito, ovvero il Signore degli Anelli. No, ok, scherzo, di Coraline. Volevo fare la simpi. Ah, quanto sono divertente. Oggi risponderò a una domanda che diversi di voi mi hanno fatto, ovvero perché l'altra madre non ha preso Wybie? Ma prima di tutto abbiate pietà per la sottoscritta che ha già fatto più di 30 video su Coraline e mettetemi così un mi piace sulla fiducia iscrivendovi al canale. Allora, ragazzi miei, a dire il vero avrei già parlato di questo argomento in altri video, ma se in tanti mi fate ancora questa domanda, evidentemente o non mi sono spiegata bene o ci vuole un video dedicato. In ogni caso, io vi consiglio di iniziare sempre dal primo video, ovvero quello delle 15 teorie, e poi da lì andare avanti in ordine. Comunque sia, secondo il filone delle teorie che stiamo seguendo, la nonna di Wybie è a conoscenza della presenza dell'altra madre. Riassumendo un attimo, l'altra madre aveva adescato anni e anni fa la sorella della nonna di Wybie, ma è praticamente sicuro che la signora Lovat ne fosse a conoscenza. Lo vediamo anche da questa fotografia, in cui una gemella sbircia con sguardo giudicante l'altra, che ha in mano proprio la bambola di Beldam. Infatti, è proprio quest'occhiataccia, insieme ad altri indizi che ora vedremo, a farci capire che la signora Lovat, ovvero la nonna di Wybie, fosse a conoscenza della creatura malevola del Pink Palace. Un'altra prova di ciò è che Wybie si trova sul punto di rivelare a Coraline qualcosa che non dovrebbe sapere circa la nonna e il Pink Palace. Oh, è una cosa di cui non devo parlare. Sono Wybie, Wybie Lovat. Vedi? Deve essere profondissimo. Se precipiti in fondo e guardi su, vedi un cielo stellato in pieno giorno. Altro punto importante e anche il più cruciale è che sappiamo che per un buon lasso di tempo la signora Lovat non affittò più a famiglie con bambini perché sapeva che sarebbe stato pericoloso. Mi stupisce che vi abbia accettato. Mia nonna è la padrona del Pink Palace. Non affitta a gente con figli. Come sarebbe a dire? In altre parole, sapeva della presenza di Beldam. Però allora la domanda sorge spontanea. Perché a un certo punto decide quindi di affittare l'appartamento alla famiglia di Coraline? Probabilmente per proteggere suo nipote Wybie. Infatti possiamo dedurre che l'altra madre avesse già messo da tempo gli occhi sul bambino e sapendo quanto la nonna tenesse a lui, le avrebbe proposto una sorta di scambio. In altre parole, avrebbe detto alla signora Lovat di affittare la casa a famiglie con bambini. In cambio, lei non avrebbe mai toccato Wybie. Quindi la nonna di Wyborn avrebbe consentito a sacrificare Coraline, o qualsiasi altro bambino fosse capitato lì per sfiga, in cambio del nipote. Un'altra prova del fatto che lei sia coinvolta è che la bambola di Coraline si trova proprio a casa sua ed è Wybie a consegnargliela. Oh, un ragazzino ha lasciato questo alla porta. Ehi, Jonesy, guarda che ho trovato nel baule della nonna. Chi ti ricorda? Wybie. Oh. Una piccola me? Che strano. Come si chiama? Chi è? Wybie, te sono troppo grande per le bambole. Inoltre lo percepiamo il fatto che Wybie viva in un clima abbastanza di terrore con la nonna. Si vede che la teme. Wybie! Nonna! Beh, tanto piacere, strega dell'acqua del Michigan. Ciò avviene forse perché la donna ha molta paura di perdere il nipote e quindi si comporta in maniera iperprotettiva ai limiti del tossico. Questo spiegherebbe anche la postura un po' ingobbita del bambino,
tipico di chi subisce degli abusi. In questo caso ipotizziamo siano abusi di tipo psicologico. Se vi interessa la questione, però, ho fatto un video proprio dedicato all'albero genealogico di Lovat, spiegando tutte le tragedie che hanno toccato la vita della nonna di questo bambino. Ovviamente non dimenticatevi che queste sono solo teorie, ma fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. A volte noto che mi chiedete di parlare di argomenti che ho già trattato, per cui date sempre un'occhiata alle playlist perché probabilmente il video che volete esiste già. A questo giro saluto Lala che mi ha scritto da questo profilo. Ciao e grazie per guardare i miei video e saluto tutti voi. So che questo video è stato un po' ripetitivo per alcuni, lo posso capire, ma vi assicuro che mi sono arrivati tanti commenti di persone che mi chiedevano questo video e mi sono sentita in dovere di affrontare l'argomento. Ma la prossima volta parleremo di cose completamente inedite, soprattutto su questo canale, non so negli altri. Vi ricordo come sempre di mettere un mi piace e di iscrivervi e noi ci vediamo la prossima volta. Anzi, dimenticavo, per il prossimo giro pescherò uno di voi che mi lascerà un emoji nei commenti circa cosa? Wybie? È un po' difficile a sto giro, ma sbizzarritevi. Ciao!